Ciao, oggi parliamo dell'acqua. L'acqua è un elemento essenziale per la nostra vita, per la vita di tutti gli esseri viventi. La troviamo ovunque, nel cielo, sulla terra, sottoterra, dentro gli organismi, persino dentro al nostro corpo. Insomma, l'acqua è fondamentale per la vita. Oggi andiamo a scoprire tutte le varie caratteristiche e proprietà di questo elemento fondamentale. Innanzitutto dobbiamo dire che la formula chimica dell'acqua è H2O, perché le sue molecole sono formate da un atomo di ossigeno e due di idrogeno. L'acqua non ha un colore proprio. Di solito noi vediamo il colore che riflette, per esempio il blu del cielo, il rosso di un'alba o di un tramonto, oppure del contenitore nel quale è immersa. L'acqua non ha un sapore proprio e neanche un odore. Se a volte lo percepiamo, è perché all'interno vi si sono sciolte delle sostanze. Questo perché l'acqua è un potente solvente, cioè alcune sostanze vi si possono sciogliere, ad esempio il sale o lo zucchero o altri minerali che per esempio il fiume incontra andando contro le rocce. Una particolarità dell'acqua la puoi vedere se ti cade una goccia d'acqua sulla tovaglia. A volte noterai delle goccioline perché le molecole sono tutte attaccate tra di loro. Oppure, osservandola bene, si può notare una pellicolina sopra la quale a volte possono pattinare degli insetti. Questo fenomeno si chiama tensione superficiale. Facciamo un esperimento. Prendi un piatto, riempilo d'acqua e sopra l'acqua cospargi tantissimo pepe. Poi prendi una goccia di sapone e tocca la pellicola dell'acqua al centro del piatto. Vedi come il pepe si muove? Questo perché ricerca la tensione superficiale che con il sapone siamo andati a rompere. Un'altra proprietà dell'acqua è la capillarità, cioè la capacità di salire in verticale anche in condotti minuscoli. Grazie a questa capacità, l'acqua può salire per le radici e il fusto e dare nutrimento alla pianta. Prova anche tu, prendendo un sedano, dell'acqua e un colorante alimentare. Lascia il sedano per qualche ora in quest'acqua e guarda cosa succede. Se lo tagli, noterai che i microcondotti all'interno del sedano sono colorati perché l'acqua è riuscita a salire. Un'altra caratteristica importante dell'acqua è che può cambiare facilmente di stato. Noi conosciamo l'acqua in tre stati. Allo stato solido, le molecole sono legate tra di loro e infatti conosciamo il ghiaccio. Allo stato liquido, le molecole dell'acqua sono sempre vicine, ma con legami meno forti. Infatti non ha una forma propria, ma prende la forma del contenitore. Allo stato gassoso, l'acqua diventa vapore acqueo e le molecole tendono a espandersi e non hanno una forma propria. Ho già fatto un video sui passaggi di stato e ti lascio il link in descrizione per il video Gli stati della materia, ma facciamo un breve ripasso. Se l'acqua passa dallo stato liquido allo stato gassoso per l'aumento di calore, parliamo di evaporazione. Viceversa, se il vapore acqueo si raffredda e ridiventa acqua,
parliamo di condensazione. Se invece l'acqua si raffredda tanto da diventare ghiaccio e andare allo stato solido, parliamo di solidificazione. Se invece il ghiaccio si scioglie e diventa acqua, parliamo di fusione. Li ho detti molto velocemente, ma ti consiglio di ripassarli, perché ora che abbiamo visto le caratteristiche dell'acqua, siamo pronti per vedere come l'acqua si ricicla nel pianeta attraverso questi cambiamenti di stato, e andremo a scoprire come mai l'acqua si ricicla continuamente, tanto da essere la stessa che bevevano, pensa un po', i dinosauri. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!